Eccoci qua ancora una volta, ragazzi. Io per oggi vi devo confessare che questa recensione non è assolutamente oggettiva, proprio nel modo più assoluto. Perché? Primo, perché parla della Grecia, io adoro la Grecia, le sue isole, la sua gente, la sua musica, le sue canzoni, e un'isola in particolare di cui poi vi parlerò. Due, Leonard Cohen, uno dei miei cantanti preferiti, di cui in questo libro si parla. Questo è il libro, So Long, Marianne. Chi conosce Leonard Cohen avrà già capito che stiamo parlando di una canzone bellissima. Allora, che cos'è questo libro? Questo libro è la storia di Marianne Helen, norvegese, che va ad abitare insieme a suo marito, un aspirante scrittore di successo, a Idra, isola della Grecia, meravigliosa, un'isola che ho visitato un paio d'anni fa ed è bellissima. Va a abitare in questa isola e vivono lì fino a che il marito a un certo punto se ne va, sparisce, e la lascia con un figlio. Contemporaneamente, nel 1960, su quest'isola arriva Leonard Cohen in cerca di pace, in cerca di tranquillità. Leonard Cohen è un poeta alle prime armi, assolutamente non è famoso nel modo più assoluto, non è nessuno, diciamo. E fra Leonard Cohen e Marianne si crea un rapporto di amore. Questo libro racconta la vita di Marianne con particolare attenzione a quella decina di anni, dai 60 al 70, durante i quali i due nostri protagonisti sono stati una coppia. E loro si sono sempre amati fino alla fine della loro vita, però in questi anni sono stati una coppia. Hanno vissuto molto tempo a Idra, naturalmente muovendosi. Leonard Cohen è canadese, quindi cantava, ha cominciato a diventare un personaggio, un cantante di successo dopo gli anni 60, però questi 10 anni in qualche modo si caratterizzano per la presenza di questa isola, per le canzoni che Leonard Cohen ha scritto in questa isola, per l'amore di questi due e nei confronti del figlio di lei. E questo è il racconto che fanno, un racconto bellissimo, pieno di tenerezza, e continua il rapporto, continua anche il racconto dopo gli anni 60 fino appunto alla morte. Ecco, gli anni 60 sono stati degli anni durante i quali Idra è diventata una sorta di centro culturale, se volete anche un po' snob come volete, ma comunque dove moltissimi scrittori, poeti, intellettuali prevalentemente anglosassoni, canadesi, americani, inglesi andavano a trovare la pace. E tuttora Idra, pur essendo anche lei invasa dal turismo, è un'isola non lontana da Atene, si raggiunge abbastanza facilmente, però alcune caratteristiche che la rendono unica, per esempio è un'isola dove non ci sono macchine, non sono ammesse per nessuno ha la macchina, quindi gli spostamenti per le merci, per le persone, per tutti avvengono su degli asini, no? Quindi è un'isola piccola, il porto poi è piccolissimo, chi è stato in barca lì, io ci sono stato in barca un paio di anni fa, saprà che il porto durante l'estate è intasato e la probabilità di trovare un posto è abbastanza remota, o meglio un posto in prima fila, perché ci sono 2 o 3 file di barche in genere dentro il porto. Ecco, questa è questa storia d'amore, questa storia di un posto meraviglioso che è appunto Idra. E io vi consiglio di leggere, è un libro un po' particolare perché è scritto in grande, è scritto in grandissimo, e infatti è un libro che è stato edito apposta in questo modo qua, no? Easy Read, quindi per leggere facilmente. È stato prima copyright di Goldman in Canada e poi è stato ristampato in questa versione per noi vecchietti che facciamo fatica a leggere. Ecco, ora, se vi piace questo libro è in inglese. Mi è piaciuto perché il fatto che fosse in inglese mi ha obbligato proprio dal pianino a non leggerlo in modo superficiale come qualche volta si leggono i libri, no? Bene, io
Per finire vi dico soltanto tre cose, un po' come mi viene in mente i miei, vabbè, che vi consiglio di fare. Primo, di ascoltarvi con attenzione, se non la conoscete già, la canzone So Long Marianne di Leonard Cohen. Bellissima, il testo è fantastico, se non conoscete inglese cercatelo anche in italiano. La seconda cosa, il consiglio è la poesia sempre di Leonard Cohen, Days of Kindness, assolutamente da vedere. E poi avevo in mente una terza cosa e francamente mi sono dimenticato, ma insomma se mi venisse in mente più tardi ve la metto nelle note di questo libro. Quindi andate a Ibra se potete e visitate. Ah, questa cosa stavo dimenticando, scusate, sono delle zanzare tigri, ormai d'estate ci sono, e a Ibra c'è la casa di Leonard Cohen, naturalmente, che lui credo abbia venduto poco prima di morire o qualcosa del genere, e non si può visitare, non si entra, è una casa privata, però insomma ci potete passare davanti, è nella via Leonard Cohen, insomma. Gli abitanti di Idra sanno che una persona meravigliosa è stata loro ospite. Bene, concludo e sto cercando di farmi venire in mente la cosa che volevo dirvi, ma proprio non mi viene in mente. Ehi, mi è venuta in mente la terza cosa. La lettera che Leonard Cohen ha scritto a Marianne poco prima che lei morisse, l'ho trovata in internet da tutte le parti, leggetela, è bellissima, vi fa vedere veramente l'amore fra i... Dai, viva Leonard Cohen, viva la Grecia!